Recent reports are saying that government forces, meaning Gaddafi's forces, bombed a weapons depot in one of these, on the edge of one of these cities. The weapons depot had already been taken over by the rebels, and it was a government weapons depot to begin with. The rebels took it over, but when Gaddafi bombed it, then, of course, he was the enemy, and he was the dictator, and he's the terrorist. If Canadian forces marched into Washington, D.C. and took over the Pentagon, and we responded, nobody would call the American government a terrorist government for protecting our own interests. Fosse comuni e violenze direi disumane dell'esercito. Puoi confermarcelo con la tua esperienza diretta? Personalmente io non ho visto alcuna fossa comune. Ho parlato con delle persone e mi hanno raccontato che l'esercito sì ha causato delle vittime, ma non come è stato poi descritto dalle cronache italiane ed estere. Basti pensare che ci sono molte grandi città che vivono in un clima sereno ed apprendono le notizie solo dalle reti televisive che, come nel caso di Al Jazeera, si sono poi scusate per i servizi che avevano mandato in onda e che non corrispondevano a verità. È emblematico il caso di quella fossa comune vicino alla spiaggia, che altro non era che un comune cimitero libico dove è usuale sotterrare i defunti. Abbiamo sentito adesso il corrispondente della RAI che è arrivato a Bengasi, se non sbaglio. Non c'ha esattamente a Bengasi, non ci ha raccontato il suo tono, non era di quello che dove era appena finito, perché secondo alcune cronache anche a Bengasi c'erano stati dei massacri. Allora posso e anche chiudo anche a Tripoli nessuno finora ha parlato di massacri. C'è una persona che ha inchiodato sempre con libri totalmente a senso unico sul colonialismo italiano eccetera, è Angelo Del Boca. A proposito delle fosse comuni, dice non è la spiaggia, quello è il cimitero di Tripoli, si vede. Perché si vedono un minareto e varie case che sono le ultime abitazioni della città proprio dove comincia il cimitero. Questo mi risulta anche da un'altra fonte autorevole che non posso citare, che è arrivata prima di questo, che diceva che questa lista nel cimitero di Tripoli stanno facendo dei lavori già da tempo. Non facciamo passare questa idea. Non sono lavori però, scusi. Prima delle 6 della mattina si sono uditi colpi di arma da fuoco, mitragliatrici pesanti che provenivano inizialmente da una zona precisa della città, dopodiché si sono estesi per tutta la capitale e stanno continuando fino ad adesso. Inizialmente sembrava appunto un combattimento localizzato, in realtà poi fin dalle prime ore del mattino centinaia, migliaia di persone sono riversate nelle strade per festeggiare la vittoria, dicevano, urlavano appunto che Bengasi era caduta, che le città della Cirenaica erano state riconquistate, che Zawa era stata riconquistata. Questo aveva detto la televisione libica e veramente erano migliaia e migliaia le persone scese in piazza a festeggiare. Nei fatti c'è stata una controffensiva da parte delle forze governative che hanno fare, perché poi le informazioni che ci arrivano, noi siamo in mezzo a due fuochi, siamo in mezzo al fuoco chiaramente della propaganda di governo. In cui la Libia sembra abbia preso la stessa strada di disagio, di difficoltà al pari della Tunisia e dell'Egitto. Già qui una prima visaglia. La Libia, diversamente da questi due paesi, viveva in uno stato che possiamo considerare di grazia, al di là della presenza chiaramente di un dittatore, ma la popolazione libica aveva un benessere di vita molto elevato, molto decoroso, quasi tutti avevano una abitazione, tutti potevano contare su un sussidio di Stato particolarmente elevato e questo rispetto agli altri paesi del Nord Africa consentiva alla popolazione libica di vivere con un tenore di vita tutto sommato molto apprezzato.
però tutto ciò rimane circoscritto esclusivamente ad una grande manifestazione dove spesso si assiste a scontri tra i manifestanti e la polizia locale, l'esercito. Se mi baso su quello che ho visto in televisione, su quello che mi hanno riportato i miei colleghi, posso dire che quello che viene mostrato in televisione non corrisponde poi a quello che effettivamente si sta verificando. Being impartial observers, some networks stop short of directing the protesters, but here the Al Jazeera crew is warming up the crowd in time for their next live report. On TV screens, Benghazi may look like the center of the rebel resistance. The country is waking to another day of chaos. Gaddafi may have lost about half of his country. They watched these bombs fall from the skies. But in reality, it's more like a seaside resort than a conflict zone. Hotels are fully booked with journalists, and residents go about their daily lives. Di liberarci anche di un personaggio scomodo in Libia, quale il colonnello Gheddafi, perché in Italia, attraverso i suoi rapporti di ingerenza e poi in Libia, sta letteralmente creando scompiglio sul quadro degli approvvigionamenti petroliferi su scala internazionale. Quindi